Guarda, un segnale di fumo dalla porta del castello. Lord Ghiobu? Sì, è decisamente Ghiobu.
riusciti a respingerti all'esercito per poterlo incontrare. Ed è per questo che desidero il potere del mio sangue. Non importa quanto ti potrete. Continuerò a combattere fino a diventare un mostro. Incapace di provare paura o dolore. Non voglio corrompere le vite degli uomini. Guarda, non possiamo difendere. È passato molto tempo. Aspetta finché muoio. Il mio nome è Masataka Oniwa Kyoko. E ti resta a morire. Carica!
Il mal del drago dello scultore è stato curato. Sì. Daglielo, per favore. Che cos'è? Il suo tè preferito. Ho pensato che fosse un buon modo per festeggiare la sua guarigione. Oh. Vedo che hai trovato qualcosa di interessante. Una canna meccanica. Un meccanismo che serve da nucleo per la protesi. Passa qui. Te lo installo io. Qual è la differenza con questa canna? Con una base così versatile, posso usare vari agenti purificatori per affinare ulteriormente la tua zanna. Agenti purificatori? Cosa sono? Gli agenti purificatori sono dei materiali che posso usare insieme alla canna, come la polvere da sparo e il metallo di recupero. Quindi, se trovi qualcosa di simile, portalo a me. Portato del tè. Questo tè ha un buon profumo. Ne berrò un po'. Oh, mi ci voleva. Questo tè mi ricorda il padre di Emma. Riguardo al padre di Lady Emma. Dogen era un cerusico straordinario. Era anche molto pratico di meccanismi e dispositivi. Per dirla tutta, era ossessionato dai meccanismi fino a perderci la salute. Era praticamente l'unica cosa che prendesse sul serio. Ma gli devo la vita. Ah, e potremmo dire che anche tu gliela devi. Cosa vuoi dire? Quando ho perso il mio braccio sinistro, Dogen ha creato quella cosa, che ora è diventata il tuo braccio sinistro. La prima versione fu un fallimento completo. Non funzionava. Così ne ha fatta un'altra. E un'altra. E un'altra ancora. Senza sosta. Qualcosa non va? Mi ha detto che dovevo allenarmi con la protesi per usarla correttamente. E allora Emma mi assillava per intagliarle trottole e altri giocattoli. Dopo molto allenamento di quel tipo, divenne ciò che chiamiamo Zanna Shinobi. In altre parole, quella protesi è il lascito di Dogen. Il suo lascito. Ah, quanto tempo è passato. Ho abbandonato la via degli shinobi, ma questa è la sola cosa che non potevo abbandonare. Qualunque cosa io faccia, ogni Buddha che scolpisco è un'incarnazione dell'ira. Tale è il destino di coloro verso i quali abbiamo un debito karmico. Capirai quando proverai a scolpirne uno tu. Dunque, ti serve qualcosa? La protesi shinobi. È così che chiamo una zanna adatta a un lupo con un braccio solo. Vieni da me se trovi degli strumenti da shinobi. Troverò il modo di adattarli alla tua protesi, così imparerai ad apprezzarla. Il retaggio del drago. È un tipo particolare di sangue a portare quel nome. E quel sangue scorre nelle vene del tuo signore. Il che spiega perché qualcuno lo cerca.
Forse le stranezze che stanno succedendo al tuo corpo c'entrano qualcosa. Se vuoi dare altre forme alla tua zanna, dovrai cercare altri strumenti da shinobi. Non c'è ritorno da questa via ormai. Il minimo che posso fare è caricare il tuo braccio. Thank you.